Il piccolo principe. Ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno a cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per 1 settimana. La prima notte dormii sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. Mi disegni una pecora, per favore. Che cosa? Disegnami una pecora. Ah, balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi stropicciai gli occhi più volte, guardandomi attentamente intorno, e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Guardavo fisso l'improvvisa apparizione, con gli occhi fuori dalle orbite per lo stupore. Il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica o per la fame o per la sete o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ma che cosa ci fai qui? Per piacere, disegnami una pecora. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica. E gli dissi con un po' di malumore che non sapevo disegnare. Non importa. Dove vivo io, tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. E io feci il disegno. No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. E allora feci un altro disegno. Lo puoi vedere da te. Questa non è una pecora, ha le corna. Allora feci il disegno 1/3 volta. Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che possa vivere a lungo. Oh, questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore e buttai giù 1/4 disegno. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta là dentro. Questo è proprio quello che volevo. Ma pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba. E perché? Perché dove vivo io, tutto è molto piccolo. Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho dato. Non così piccola che... Guarda, si è messa a dormire. E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva una domanda dopo l'altra, pareva che non sentisse mai le mie domande. Così, quando vide per la prima volta il mio aeroplano... Che cos'è questa cosa? Ma non è una cosa! Vola! È un aeroplano! È il mio aeroplano! Come? Sei caduto dal cielo? Eh sì! Questa è buffa! E il piccolo principe scoppiò in una bella risata che mi irritò. Io voglio che le mie disgrazie siano prese sul serio. Allora, anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei? Intravidi una luce nel mistero della sua presenza. E da dove vieni, ometto? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? Quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte. E certo, e se sei buono ti darò pure una corda per legare la pecora durante il giorno,
e anche un paletto. Legarla? Che buffa idea! Ma se non la leghi andrà in giro e si perderà. Ma dove vuoi che vada? Ma dappertutto, dritto, davanti a sé. Non importa, è talmente piccolo da me. Dritto davanti a sé non si può andare molto lontano. Avevo così saputo una seconda cosa molto importante, che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Le piccole dimensioni del suo pianeta nativo non potevano stupirmi molto. Sapevo benissimo che, oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli con il telescopio. E quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama, per esempio, l'asteroide 3251. Io ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Oh, piccolo principe, ho capito a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho appreso questo nuovo particolare il quarto giorno, al mattino, quando mi hai detto: mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto. Ma bisogna aspettare. Aspettare che? Che il sole tramonti. Mi credo sempre a casa mia. E infatti, sul tuo piccolo pianeta, ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo e guardare il crepuscolo tutte le volte che volevi. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte. Sai, quando si è molto tristi, si amano i tramonti. E il giorno delle 43 volte eri tanto triste? Ma il piccolo principe non rispose. Un giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe. Una pecora mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori che hanno le spine? Ma sì, anche i fiori che hanno le spine. Ma allora le spine a che cosa servono? No, le spine non servono a niente. È pura cattiveria da parte dei fiori. Non ti credo. I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. E tu credi che i fiori... Ma no, non credo niente. Ho risposto una cosa qualsiasi, così mi occupo di cose serie io. Di cose serie? Parli come i grandi. Tu confondi tutto, tu mescoli tutto. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Chermisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te: io sono un uomo serio. E si gonfia di orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Che cosa? Un fungo! Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra fra la pecora e il fiore? Non è più serio e più importante delle addizioni di un grosso signore rosso? E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessun'altra parte, altro che nel mio pianeta, e che una pecora può distruggere di colpo, così un mattino, senza rendersi conto di quello che fa, non è importante questo? Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. E lui si dice: il mio fiore è là, in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui, tutta un tratto, tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo. Era caduta la notte. Avevo abbandonato il mio aeroplano. Ora me ne infischiavo del motore, della sete e della morte.
Su di una stella, un pianeta, il mio, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare. Lo presi in braccio, lo cullai. Gli dicevo: il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la pecora e una corazza per il tuo fiore. Io non sapevo bene cosa dirgli. Mi sentivo molto maldestro. Non sapevo bene come toccarlo, come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così misterioso.